prova di contatto telepatico con stazione spaziale centrale. Mosca, Mosca, mi sentite? Passo. Vai sulla Luna, Oreste, e divertiti con gli extraterrestri. Parlami d'amore, Mario. Ehi, fratellino, ma sei sempre sveglio. Non ti fermi proprio mai. Me li fai vedere i tuoi disegni? Guarda. Sono proprio belli, sai, Oreste. Con questi disegni dovresti farci una mostra. Ho sentito quella lettera. Ma chi è questa Mariù? Vabbè, questo non te lo posso mica dire. Non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. Ma dai, mi ci avete mandato voi al festival della canzone dei matti. Sono arrivato anche secondo. Ma va a capare, dottore. Non potevo arrivare prima almeno una volta. Mai una soddisfazione. Cara Mariù, l'ora è giunta. Io ho appena parlato col mio babbo che ci aspetta. E ha tanta voglia di conoscerti. Oreste, sono 10 anni che sei in contatto telepatico con la Russia. Ma tu sei proprio sicuro che il tuo babbo è là che ti aspetta? Non sono sì, me l'ha detto il mio babbo. Voi mandatemi in Russia dal mio babbo, che dopo io e lui partiamo per la Luna. Guarda che la Russia è molto lontana. Come primo viaggio è complicato. No, dottore! Primo viaggio è Lucca per prendere Mariù. Secondo viaggio è Russia. Terzo viaggio è Luna. Ma quello è il più facile, perché guida il mio babbo. Te capì, dottore? Che cosa? Yuri Gagarin! Yuri Gagarin! Cioè, Yuri Gagarin! Certo che certo. È di fantasia, Oreste. Brava sorellina, non mi lasciare, io non potrei vivere senza di te. Non ti preoccupare, non ti lascerò. Ora vado, tu comportati bene e vedrai che presto ci vedremo tutti sulla Luna. È proprio bella tua sorella, mi dici come si chiama? Dai, dimmi come si chiama, che la voglio invitare a cena. Ma te non la inviti da nessuna parte, te! Se scopro che fai il cascamorto con mia sorella divento nervoso e finisce male qui dentro, hai capito? Dove andare? Beh, ma allora sono guarito. No, non sei guarito o guarito. Sei libero. È un po' diverso. Ma se non sono guarito, come faccio a essere libero? Abbiamo cantato per tutto il viaggio. Quel mazzo lì di fiori. E poi finalmente siamo arrivati al mare. A Punta Marina! Con la pineta, una spiaggia enorme e il pedalò. Il pedalò! Che io me lo sogno anche la notte, un pedalò spaziale. Non sei stato molto fortunato, povero Oreste. Con un po' più d'amore sarebbe andata in un altro modo. È andata male nella nostra famiglia, purtroppo. Purtroppo. Ma mi dici che colpa ne ho io?